Salve a tutti, mi chiamo Jan Zavrtanik, alleno ormai da 26 anni e nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare parte di squadre di livelli vari. Nel mio curriculum ho anche due esperienze europee come vice allenatore delle nazionali, una con la nazionale femminile slovena Under 16 nel 2009 e l'altra con l'Under 20 maschile nel 2011. Per due volte ho allenato la nazionale slovena Under 15 al torneo internazionale Slovenia Bowl che si svolge ogni anno in Slovenia. Collaboro tuttora con la Federazione Slovena in programmi vari che la Federazione propone ogni anno. A livello societario, gironzolo da sempre sul territorio vicino al confine Slovenia-Italia. Ho lavorato e lavoro sia in Italia che in Slovenia e visto che ho esperienza su entrambi i lati del confine, tante volte gli allenatori, ma anche tanti genitori, mi chiedono qual è la differenza maggiore tra i ragazzi sloveni e quelli italiani che praticano basket. Parere mio, io rispondo sempre così. Non è questione né di talento né di voglia, ma solo di mentalità. La maggior parte dei ragazzi con i quali lavoro in Italia viene in palestra per divertirsi, che ci sta, non è un crimine divertirsi. In Slovenia invece è un po' diverso. I ragazzi vengono ad allenarsi perché sono consci che solo allenandosi duramente riusciranno a divertirsi giocando. Sembra niente, ma alla lunga la differenza tra queste due cose è grandissima. Per capire meglio certe scelte che facciamo in Slovenia, reputo sia importante capire il background nel quale lavoriamo. Soprattutto bisogna tenere conto dei numeri, tra virgolette, limitati, dei quali disponiamo. La Slovenia è una nazione di 2 milioni di persone, tra le quali sono circa 8.000 quelli che hanno scelto di praticare la pallacanestro. Attualmente in tutto il territorio abbiamo circa 450 allenatori tesserati. Nova Gorica. La mia città natale è la quinta città per numero di abitanti in Slovenia e arriva appena a 14.000 persone, ma nonostante il numero di novogoriciani basso e nonostante la concorrenza di tanti altri sport, sia collettivi che individuali in città, siamo riusciti a mettere in piedi una società che oggi conta 11 allenatori e circa 400 giocatori, tra i quali ce ne sono alcuni che fanno parte delle squadre nazionali giovanili slovene. Il tema che vorrei affrontare con voi è come creare un ciclo settimanale di lavoro adatto alla fascia d'età dagli 11 ai 15 anni senza sforare da una programmazione pluriennale. Infatti il percorso del quale vi parlerò è un percorso di 5 anni alla base del quale c'è la progressività, visto che si passa da 2 o 3 allenamenti settimanali nel periodo iniziale a 5 allenamenti.